dal primo ministro britannico Boris Johnson il guanto di sfida. O mi sfiduciate o vi fate da parte. Dal leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn la terza via per uscire dalla crisi Brexit. Bene tornare alle urne, dice Corbyn, ma solo dopo aver scongiurato una fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo. Faremo tutto il possibile per evitare che il 31 ottobre si verifichi una Brexit no deal. Non permetteremo che la gente di questo paese sia condotta sull'orlo del precipizio, sapendo bene che il no deal avrebbe conseguenze sulle forniture di medicinali, danneggerebbe le forniture alimentari, penalizzerebbe l'occupazione e ci condurrebbe direttamente tra le braccia di Donald Trump in un accordo di libero scambio ispirato dagli Stati Uniti. La posizione cauta di Corbyn è condivisa dalla premier scozzese Nicola Sturgeon, che si è detta favorevole a convergere sul nome di Corbyn per gestire la transizione, assicurare un'estensione della Brexit e indire elezioni. Da Johnson nessuna apertura all'ipotesi di un nuovo rinvio per la Brexit.